A parte Shinya, c'è qualcun altro disponibile? Credo proprio di no. E per quanto mi piacerebbe uscire con Futaba, voglio completare tutti i Confidant. Voglio completare i Confidant il prima possibile. Ma guarda, hanno già cambiato il premio dell'artiglio. L'artiglio, eh? Al momento il premio è Lexi. La partita costa 300 yen, vuoi provare? Ovvio, voglio vincere questo premio. Preso, alla prima stavolta. Bravo, hai preso il premio. Una bambola Lexi, eh? Dovresti metterla da qualche parte nella tua stanza. Ehi, Shinya, come va? Stavolta nel distributore gacha del vicolo sul retro ho trovato un lacchetto dei ladri fantasma. Ogni tentativo però costa 500 yen, quindi posso provarci solo una volta ogni tanto, giustamente. Per oggi preferirei fare un allenamento più corto del solito, va bene per te? Perché no, tanto. Cosa vuoi fare? Vuoi passare del tempo con Shinya? Sì, siamo qui per quello. Giochiamo con lui. Dopo il nostro allenamento voglio parlarti delle dicerie su Takekuma. Ah, il tizio che ti aveva battuto. Non riesco a smettere di pensare alla sfida con Takekuma. Cioè, non riuscivo a fargli niente. Non c'era proprio verso. È stato parecchio strano. Vero, sapevo che avresti capito. Mi sono allenato tantissimo del resto. Ho sentito delle voci su Takekuma. Dicono che usi il trucco dell'armatura. Sai di che parlo, no? Equipaggiandola ha violato ogni tipo di regola. Ovviamente. Scommetto che è per questo che i miei colpi non gli facevano niente. Deve essere così. Ah, che palle. Ma la prossima volta che lo giocheremo, Di sicuro lo distruggerò. Sono sicuro che puoi farcela. Sì, persino i ladri fantasma hanno vinto in rimonta contro me e Jed. La prossima volta vincerò, aspetta e vedrai. Il fatto è che ho raccontato a mia mamma cosa è successo con Takekuma, ma? Non le interessava minimamente, ha detto solo, ok, sarà perché ho perso, disprezza i ragazzi perdenti. Ah, bene, io pensavo perché non gli interessassero i giochi. Mia mamma una volta mi ha detto che dobbiamo essere forti perché noi due siamo soli. Ha detto che nessuno aiuta i deboli, che la gente si approfitta di loro. Ecco perché voglio diventare più forte, abbastanza da non farci sfruttare da nessuno, abbastanza da fare di noi i predatori. Anche i ladri fantasma sono così, i più forti, capaci di colpire chiunque. Quando diventerò più forte mia mamma potrà contare su di me. Oh... Bravo bimbo, l'unico modo che ho per vincere è con i videogiochi, ecco perché non posso perdere. Ah. Ma come farò contro l'armatura di Takekuma? La strategia dell'altra volta non andrà bene, quella in cui io ho sparato in faccia al tizio. Serve una nuova strategia allora. Ma certo, così la prossima volta vincerò di sicuro. Grazie. Sei un po' come un fratellone per me. Posso parlarti di qualunque cosa? Ho sentito che è così che funziona tra fratelli. È vero, abbastanza. Però sono già il fratello fidanzato di Futaba, quindi ciao ragazzino, vai via. Proiettili combinati aumenta la possibilità di successo di un colpo d'arma da fuoco che infligge alterazioni. Ah, ottimo questo. Non mi ricordavo se era già sbloccato o meno. Insomma, se la pistola fa fuoco, per dire, come nel caso di Ryuji, c'è la possibilità che dia fuoco al nemico. Takekuma farà bene a prepararsi. Merda, guarda l'ora, devo andare. L'interazione con Shinya ha aumentato la mia gentilezza. Ciao Shinya, buona serata. Ping. Ecco qua, ci vediamo. Ciao Shinya. Ehi là, ti pareva? Ci sarà mai una volta che riesco ad arrivare a questa porta, eh? Oh, Star-san, io... ho apprezzato il tuo interessamento di oggi. Sembro grande, eh? Sì, mamma lo dice spesso nelle videoconferenze. Quel Takekuma, solo pensare a lui mi fa infuriare. Di sicuro lo batterò la prossima volta. Ma gli allenamenti normali non basteranno, visto che potrebbe barare. Prima della prossima sfida devo pensare a una nuova strategia. Pensi di poterlo affrontare? Non lo so ancora, ho solo bisogno di un po' di tempo per pensarci. Ho la sensazione di essere sul punto di avere una buona idea. Una volta che ci capisco qualcosa, vieni a fare pratica con me. Sarò il migliore, o mia mamma non... Beh, la prossima volta vincerò di sicuro. Ci vediamo. Ciao Shinya, buona serata. Pam pam para para. Oh, kaeta ka.
suo giro, come va? Il periodo di libertà vigilata era quasi al termine. Perché? Oh, ti preoccupi ancora? Oh. Hai letto qualcosa? Scusa, non stavo ascoltando. Chi mi vuole? Oh, ma guarda un po'. Non possiamo fallire. Non ci resta che attendere la scadenza. Sebbene sia una tortura, stare fermi ad aspettare. Mi sembrano tutti così tesi. Lo capisco, vista la posta in gioco, ma magari potremmo andare a giocare a biliardo per staccare un po'. Direi che è il caso di estendere l'invito al resto della squadra. Guarda, non fosse che abbiamo già fatto biliardo tempo fa, ti avrei detto anche di sì. Ho parecchio da fare al negozio. Riesci a darmi una mano? Sei libero oggi? Iwai ti aspetta al negozio. Vediamo allora se mi aspetta veramente però al negozio. No, non mi aspetta sul serio. È in questi casi che ho bisogno di Chihaya allora. Perché se stasera Iwai non mi vuole veramente, andiamo con le gemelline. Affinità, Iwai, 5.000 yen. I 100.000 che mi hai ridato, te li ridò piano piano. Vediamo se ha funzionato. Iwai rango più, perfetto. Ehi, Iwai, buonasera, eh. Tutti questi incidenti, là fuori sta succedendo un casino. Beh, se la polizia è impegnata in altri modi, per me è solo un bene, no? Sei qui perché hai letto il mio messaggio, giusto? Voglio lavorare. C'è una cosa di cui vorrei parlarti. Senti potermi avvicinare a Iwai, perfetto. A che rango siamo? 7? Dobbiamo arrivare al 7, sì. Il che è un bene in realtà, perché poi dopo il 7, tra il 7 e l'8, ci sarà la sua richiesta di memento. Ottimo, passiamo del tempo con lui. Ok, vieni sul retro. Ascolta ragazzo, ho scoperto il punto debole di Tsuda. Mentre tu e Kaoru eravate al dinner, ho ottenuto informazioni da una fonte affidabile. A quanto pare, avevo ragione. Tsuda era in affari con la mafia di Hong Kong. A quanto pare li ha pagati per un grosso carico di armi. Ed è qui che le cose si fanno interessanti. Se contrabbandava tutta quella roba, perché mi hai chiesto le pistole modificate? Perché non gli sono arrivate le armi? Non ti sembra che ci sia qualcosa di strano? Assolutamente. Vero? Quello stronzo sta cercando di imporsi su di me, ma le cose stanno per cambiare. Sto cercando di dire che dubito che da Hong Kong abbiano onorato l'accordo. Hanno preso il denaro senza consegnare le armi. Quando tu e Kaoru eravate al dinner, Masa mi ha detto delle cose molto strane. Sembra che il clan stia trattando l'affare di Hong Kong come un enorme successo. Quindi finora Tsuda ha sempre mentito. E ora vuole sfruttarmi per coprire i suoi errori. Furbo l'idiota. Già, tutti sanno che è un subdolo figlio di puttana. Ora non ha importanza. Quando dirò la verità al clan, cambierà tutto. Tsuda non potrà più minacciarmi. E potrò assicurarmi che Kaoru non venga etichettato come è successo a me. Sarà un adulto rispettabile. Sarà un adulto rispettabile. Una cosa che non avrei mai potuto nemmeno sognare io. Prima parlerò con Tsuda. Però seguirò il codice dello Yakuza. Ehi, devo chiederti un favore. Se dovesse succedermi qualcosa, abbi cura di Kaoru, ok? Ok? Andrei da solo. È probabile. So che senza testimoni potrebbe sbarazzarsi di me, ma devo chiudere questa storia. Dopotutto, chi mai vorrebbe... Aspetta un momento, ci sei tu? Tsuda. Vorrei che mi accompagnassi a parlare con Tsuda. Non oserà prendersela con un civile, complicherebbe le cose. Se mi farai da testimone, sarà tutto più sicuro. Ok, allora, è deciso. Non ho potuto dire nulla io. Fammi pensare una ricompensa. Devo ripagarti per le informazioni e per avermi fatto da testimone. E se arricchissi ancora di più il menù speciale, ti farebbe comodo, vero? Sì, mi farebbe comodo. Vabbè, cosa che già ho, però va bene così, facciamolo contento. Ok, ti contatterò al momento opportuno. Andiamoci dentro, ragazzo. Posso avere una pistola almeno quel giorno? Cioè, sai com'è? Non vorrei mai che mi sparasse. Ehi, riguardo la storia del testimone, ricorda che è tardi per farsela sotto, non puoi mollarmi. Ma ovviamente ti terrò d'occhio. Se servisse, mi occuperò personalmente della tua protezione. Grazie. Ma considerato che con chi abbiamo a che fare, non possiamo lasciare nulla al caso. Diamoci dentro, allora. Hai davvero del fegato.
Ma avere fegato non è abbastanza per tirare avanti in questo mondo. Ricorda, nulla è semplice, vero? Ascolta, so che non dovrei coinvolgere un minorenne in questa merda, ma sei l'unico su cui posso contare. Quando sarà tutto a posto, ti faccio una chiamata, ok? A dopo. Ciao EY, buona serata. Questo sito mi fa incazzare, e allora che cazzo ci stai sopra a fare? Miau. Ma noi stiamo sul letto a guardarci negli occhi così con Morgana ogni tanto, così. Miau. Manca una settimana. Esatto, è il tempo che abbiamo per sgraffignare quel tesoro. Sì, ma è anche il tempo che ci resta per passare da ladri fantasma. Già. Ora che lo dici è una sensazione alquanto strana. Io ho provato a non pensarci finché non arriverà il momento. Te lo ricordavi, Phoenix? Mettiamocela tutta, è il nostro ultimo colpo. Questa non è una risposta alla mia domanda, ma serve comunque come motivazione. Oh, brava fidanzatina. Beh, a questo punto non ci resta che fare il nostro lavoro, come sempre. Sì, per la sorella di Makoto. Grazie a tutti. Miau. Scusami, Morgana, se ti faccio miagolare, ma è divertente. Quanti giorni mancano? 5. Beh, facciamoci trovare pronti. Ehi, oggi è domenica, la televendita. Lo sapevo. Visto che abbiamo ottenuto due bambole dall'artiglio, direi di metterle su. Mettiamo Wanna-kun, eccolo qua, e Lexi. Ecco qua, ma come fa a stare in piedi? Giusto curiosità, voglio tornare su Affari Loschi per vedere se c'è qualcosa di nuovo, ma non ci conto. Che tra l'altro, l'oggetto che costava 1.000.000 di yen, si può comprare una sola volta. Vabbè, tanto i soldi li abbiamo, compriamole le cose. Salve gente, ora di fare un po' di shopping, che cosa abbiamo in serbo per voi oggi? Continuiamo con il set spray istantaneo, addio germi, cacciateli per sempre con questo set. Spray supremo, spray detergente e spray rapido. Sto sognando, è un'occasione troppo buona per essere vera. Ma aspettate, c'è dell'altro. Andiamo avanti con il set di meditazione, l'aroma esotico si apre la mente. Il Nirvana MA, il Nirvana RS e il Nirvana FO. Impossibile, visto che affari e telespettatori? Wow, sono gente fantastici, non saprei quale scegliere. È prodotto edizione limitata, sarà disponibile solo e soltanto per oggi. Naturalmente il prezzo è giusto, non vedrete mai più un affare del genere. Oh, i telefoni stanno già squillando senza sosta, è il momento di comprare. Direi di andare con il set dello spray istantaneo. Il set di meditazione non ci interessa, visto che non lo stiamo mai usando. Oh, ci ha contattato un altro acquirente, grazie infinite. Cliccate. Oh, sono entrambi esauriti. L'ultimo cliente ha avuto molta fortuna. Il tuo ordine ti verrà consegnato il prima possibile. A presto allora e alla prossima con un altro dei nostri fantastici prodotti. Ci vediamo. E ora dobbiamo solo aspettare. Vediamo, chi è disponibile oggi? Vabbè, andiamo prima da Yusuke allora, come sempre, e ci facciamo duplicare una carta. E facciamo amplifica elettricità. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie Yusuke. Visto che non c'è nessuno, in teoria potrei andare a meditare al tempio, ma non mi dispiacerebbe uscire con Futaba. Sfruttiamo questa cosa in modo intelligente. Andiamo al tempio, visto che abbiamo il tempo libero per farlo. Vuoi meditare al tempio? Sì. Ok, parliamo al monaco. Molto bene allora, fai con comodo e rilassati. Grazie signor monaco. Chissà se arriveremo all'illuminazione. La stagione delle influenze. Ehi, quella colonna. Cavoli, avrei proprio voglia di graffiarla un po'. Questa macchia, ti pareva. Sul pavimento sembra quasi un topo. Non che io sia affamato, ma non mangio topi io, capito? Miau. Ehi, smettila di ignorarmi. Ehi, stai ascoltando? No, Morgana. La tua voce è sempre più lontana. La voce di Morgana si fa sempre più distante. Che pace, anche se sento la testa stranamente pesante. Ah, che spettacolo, che magnifico spettacolo. Posso dire che mi sembra il meme quello del gatto allungato. Ehi, non osare lamentarti, devi superare le difficoltà e imparare a concentrarti di più. Credo che questo sia il punto di svolta in cui avanziamo un'altra volta di livello. Mi faccio ancora distrarre da pensieri vani. Scherzi a parte, sei davvero cambiato. Sembra che la tua mente sia più rilassata. Ero quasi arrivato all'illuminazione, dannato gatto. 8 SP. Ah, siamo già al punto di svolta allora. Inizia ad avere freddo. Dovremmo tornare indietro.
Posso dire che questa è una scena carinissima, con Morgana qua, con le zampette sulla testa. Oh, che patato. Oh, Kaitaka. Allora, chi mi vuole stasera? Devo dirti una cosa e facciamo un giro al cinema. Haru, mi dispiace, guarda, avessi del tempo te lo dedicherei, ma in questo momento ho dei confident da chiudere. C'è una cosa di cui devo parlarti assolutamente. Oh, e non è nulla di cui preoccuparsi. Volevo solo parlare di persona. Possiamo vederci? Senti, potermi avvicinare. A che punto siamo, Chihaya? Oh, a rango 9. Credo che questa sia l'ultima volta che io e te ci vedremo al di fuori dei miei pagamenti, donna. Grazie davvero, ti aspetto al solito posto. Mi spiace, ma... come si chiama? Haru? Ma qua devo chiudere questo confidant una volta per tutte. Con già la musichetta che è partita. Sembra che i vecchi membri stiano bene. Di tanto in tanto faccio loro delle consulenze telefoniche e sono tutti felici. Ottimo. Lo stesso vale per i clienti delle mie divinazioni. Ultimamente mi ringraziano spesso, persino le persone di cui il futuro non è dei migliori. Soprattutto quando dico loro che possono cambiare il proprio destino. Ti trovo bene. Grazie, ma ancora tanta strada da fare. Nel paese dove vivevo avevo una grande amica. È stata la prima persona a cui ho letto il futuro. Quando ha iniziato a evitarmi, ho predetto il nostro fato. Il risultato è stato orribile, ma ho pregato che le cose funzionassero. Non è andata così. È stato allora che ho iniziato a credere che il fato fosse ineluttabile. Era prevedibile, vero? Perché non ho fatto nulla per cambiarlo. Sono anni che non parliamo. Forse un giorno la chiamerò. Non è mai troppo tardi. Già, hai ragione. Oh, forse ci siamo. Sono pronte le carte. Ah, la forza della determinazione è incredibile. I nostri destini sono intrecciati. Non mi lascerò più confondere da parole come mostro o sacerdotessa. Sono una semplice veggente che consiglia le persone provate nello spirito, in modo da fargli trovare la forza per affrontare il futuro senza accettare passivamente il fato. Questo è il destino che ho scelto per me stessa. Sei davvero determinata? Sì. E ora è il tuo turno. In cosa credi in quanto ladro fantasma? Tan tan tan. Scusa, ho usato la divinazione per scoprire la tua vera identità. Ovviamente. Ero convinta che tu avessi qualcosa a che fare con la confessione del presidente. Così ho scoperto che sei il trickster che sta facendo tanto scalpore. Oh. Era la stessa carta della figura che mi ha aiutato a smascherare il presidente. Alla fine ci sono arrivata. Sei sveglia. Ti ho scoperto, vero? Non mi importa quale sia la tua vera identità. Quando sei qui, riesco a essere me stessa. Va bene così. Però il fatto del ladro fantasma è incerto. L'arcano è in una strana posizione. Si può quasi dire che fronteggi sia il paradiso che l'inferno. Non sei la prima a dirmi queste cose. È la prima volta che vedo una cosa simile. Sei preoccupata per me? Non c'è tempo per preoccuparci. Dobbiamo agire per cambiare il destino, giusto? Sarò al tuo fianco. Sono la veggente che cambia il destino e ti guiderò per evitare la sventura. Grazie. Oh, percepisco un forte legame. Io sono te, tu sei me. Hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione e spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito della fortuna, che ti conferirà un potere infinito. Pam, pam. Lettura speciale del legame. Non ci serve, ma ti ringrazio perché ci hai sbloccato Lakshmi. Questa persona è quella che ci serviva a noi per fare alcune fusioni che al tempo non potevamo. Per fortuna ce l'avevo. La lettura speciale del legame ti fa scegliere quali sono le risposte giuste per andare avanti con un confidant. Comunque, quando ho cercato di scoprire la tua vera identità, la sequenza delle carte era bizzarra. Attorno al trickster si sono radunate carte dalla forte personalità.
È improbabile, ma era come se cercassero di creare un legame. È quello che abbiamo appena fatto, Chihaya. O hai un carisma incredibile o attiri fin troppi problemi. Tutte e due. Abbiamo finito le verifiche, ma non dimenticarti di me, ok? Torna a trovarmi ogni tanto. Ciao. Ciao, Chihaya. E anche questo confident è stato chiuso, finalmente. Oh, ci siamo riusciti a sedere, finalmente. Grazie al libro posso leggere velocemente. Che cosa mi è rimasto da leggere di una sola pagina? Questo qui. Il planetario, questo, se non sbaglio. Lasciati alle spalle il caos della città e fatti cullare dalla brezza mentre ammiri i cieli stellati. Ike, non lo so, non riesco a dirlo. Ikebukuro è noto per lo più per i suoi grattacieli. Non sapevo ci fosse anche un planetario. Per renderla ancora più interessante, ingaggiano come guide turistiche degli attori famosissimi. E a ogni modo, non è il genere di posto da visitare in solitudine. Ti consiglio di portarci qualcuno. Potrei portarci, che ne so, Futaba, volendo. Oh, sai, siamo fidanzati. Hai finito di leggere Cieli Notturni. Il planetario è forse il più vicino qui nei dintorni. Sembra facile da raggiungere. Vediamo dov'è. Minchia, è un po' lontano, però ci andremo probabilmente, chi lo sa. Siamo quasi a destinazione. Oggi ci sarà un'interrogazione? Chissà, vediamo. Ci ho azzeccato. Maruki? Oh, Ushimaru. Ehi, basta dormire laggiù. Se tu facessi delle lezioni interessanti. Diamine, sembrate un banco di pesci morti. Cos'è stato? Il telefonino? I videogiochi? So che siete stati alzati fino a tardi. Io mi alzo sempre all'alba, mentre voi ragazzi d'oggi. Ehi, Star, sei sveglio? Guarda questa mappa. Cazzo vuoi? Sapete che il sole sorge prima in cima al Monte Fuji, vero? Spiegatemi il perché. Spiegatemi, lo stai chiedendo a me? Per via dell'altitudine. Ah, bene. Più a sud-est ti dirigi, più il sole sorge presto. Tuttavia il parametro più importante è l'altitudine. Ergo, escluse le isole periferiche, il sole sorge prima sul Monte Fuji. Oh, wow, è stata una roba interessante corta. Di solito fai dei discorsi iperlunghi per presentare la domanda. Detto questo, chi lo sa quando risorgerà questo paese? Il governo e la polizia sono degli incompetenti totali. Occuparsi di quei ladri fantasma è la prima cosa da fare. Ve la faremo vedere. Ti faremo vedere chi è nel giusto, stronzo. Che cazzo è stato? Che cazzo ha parlato? Quanti giorni mancano? 4. Facciamoci trovare pronti. E non mi ha scritto nessuno. Incredibile. E Haru, possiamo aumentare il rango. Perfetto. Yusuke è in stazione, quindi ci passiamo. Mi devi duplicare una carta. E questa volta è una carta magica. E ti faccio duplicare. Vediamo. Polvere di diamanti. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie Yusuke. Ehi Haru, come stanno le nostre piantine? Questo mi rende felice. Queste sono cresciute abbastanza, adesso possiamo raccoglierle. Ecco qua, tieni le carote. Ecco appunto. Queste sono cresciute. Ecco, fatto. Ho grandi speranze per queste, trattale con cura e rispetto, ok? A quanto siamo di carote, giusto per saperlo, scusami un attimo. A 8 carote. Io continuerei a chiederti le carote. Se non sbaglio saranno pronte l'11-17 secondo me. Perfetto. E ora io e te, Haru, parliamo un po' delle tue piantine. Beh, grazie. Ah, sì, ho trovato un posto che serve una specialità di caffè molto rara. Ti farebbe piacere andarci con me? Haru mi sta chiedendo di uscire, devo comportarmi da gentiluomo. Vista la mia attuale perizia, dovrei riuscire ad accompagnarla. Sento di potermi avvicinare, perfetto. Prendersi una pausa va bene, vuoi uscire con Haru? Certo. Allora è deciso, si tratta del buffet di un hotel molto caro. Siamo sempre lì, Haru, tranquilla. Non ti preoccupare, so già dove si trova, ci vado a piedi. Speriamo che il caffè sia all'altezza. Guarda, il cibo è all'altezza, quindi immagino che il caffè lo sarà.
Ricordi che ti avevo accennato al mio recente interesse per il caffè? Beh, ho deciso di approfondire l'argomento frequentando posti come questo. Il mio fidanzato però non lo sa. Sai, una tazza di caffè di qualità Dark Ivory qui costa quasi 6.000 yen. Sarà sicuramente eccezionale allora. Pare proprio di sì, dicono che i chicchi utilizzati siano estremamente rari. Prima di giudicare però dovremmo almeno provare. Che dici, ne ordiniamo due, pagherò anche per te. Tranquilla che posso pagarmelo anche da solo. Ehi, grzz. No, pago io. Sei un vero gentiluomo, Phoenix-kun, ma vorrei pensarci io. Dopotutto, sono stata io a invitarti. E poi, sono più grande di te, no? Quindi si fa come dico io. Capito, stronzo? Scusami, non volevo, perdonami. Chissà che sapore avrà. Questa bimena. Bene, ci siamo. Effettivamente questa c'ha un'ascia, questa qua mi può segare in due, zoomia, con una manata. Sentiamo com'è. Ha un buon sapore. Sotto il gusto stranamente dolce emerge un lieve tocco amaro. Questo caffè è molto diverso da quello di Sojiro che serve alle Blanche. Ha un aroma molto fragrante, mentre il gusto è delicato. È indubbiamente delizioso, ma fatico a considerarlo caffè. A quanto pare si prepara usando i chicchi raccolti dalle feci degli elefanti. Ah, sentivo quel sapore un po' di elefante, effettivamente. Come me? Scusami, se non te l'ho detto prima. Ho pensato che se l'avessi saputo avresti avuto difficoltà a godertelo. Anch'io sono rimasta sorpresa quando l'ho scoperto, ma è proprio ciò che mi ha spinto a provarlo. Un altro caffè molto raro, il Kopi Yuwak, si ottiene dei chicchi raccolti dalle feci degli zibetti. Cosa sono gli zibetti? Questo è uno zibetto. Ok. Curiosamente il sapore cambia a seconda dell'animale che ha ingerito i chicchi. A proposito, pensi che Muna-chan sarebbe in grado di... Prima che lei lo dicesse lo stavo pensando anch'io. Chiediamoglielo. Potrebbe diventare la nuova specialità delle Blanc. Caffè Mona. Però abbiamo bisogno di Muna-chan per le nostre attività. Non può mangiare chicchi tutto il giorno. Il caffè è qualcosa di così complesso. Haru-chan? Tsukakura-san. Che strano vederti qui. Non mi capita spesso di incontrare persone così giovani in locali del genere. E lui chi è? Ah, è un compagno di scuola. Phoenix-kun, questo è... Questi è Takakura-san, il nuovo presidente dell'Okumura Foods. Che casualità! A proposito, a quanto pare riusciremo a evitare la causa. Abbiamo raggiunto un accordo. Non devi più preoccuparti. Oh, quanto alle tue azioni, sarebbe meglio se le lasciassi conservare all'azienda per ora. Sono sicuro che tu abbia già abbastanza pensieri, considerato tutto quello che ti è successo. Ecco, io... Oh, scusa, non volevo interrompervi durante... parlando di queste cose. Cambio argomento. Come va con Sugimura-kun? Di questi tempi, se si vuole una bella sala ricevimenti, bisogna iniziare a pensarci un anno prima. A volte il tuo atteggiamento così rilassato mi preoccupa, Haru-chan. Giusto, ci stavo lavorando. Beh, sarà meglio che torni in ufficio. Scusami. Se sei qui... Perché adesso torni in ufficio? Casualità, uno ci incontri e due adesso torni in ufficio? Sembra sospetto. Oh, ma vi prego, lasciate che il conto ci pensi io. No, davvero, non importa. Quanto alle azioni, per adesso penso di potermela cavare. Voglio prendermi cura di ciò che mi ha lasciato mio padre. Capisco, ma ti prego di ripensarci. Adesso, se volete scusarmi... Ciao. Sei molto sospetto. Ho mentito. In questo momento non sono in grado di assumermi simili responsabilità. Ma ci stavamo godendo il caffè. Che palle sto tizio. Voglio dire, vado ancora alle superiori, ma non posso lasciare l'azienda nelle sue mani. Senti, tu che ne pensi di lui? Non saprei dirti. Sembra sospetto, ma non ti posso dire con certezza se lo sia veramente. Come sei sincero, Phoenix-kun, ma sono d'accordo, sai, neanch'io so bene come se posso fidarmi di lui o meno.
In questo momento di lui si dice per lo più che la morte di mio padre gli sia stata gradita. Di sicuro è colui che ne ha beneficiato di più. Questo è difficile negarlo. Lui dice che sta solo cercando di ricostruire l'immagine dell'azienda. Non so se sia così. Sai, a volte mi chiedo come sarebbe stata la mia vita se non fossi ricca, se fossi normale, una pezzente come te. Non fraintendermi, l'azienda è molto importante per me, ma spesso è un forte stress. Ma non è? Invece quando sono con voi mi sembra di essere al mio posto. Ecco perché farò del mio meglio per far sì che il nuovo raccolto sia il migliore possibile. Insomma, questa cosa è quello che ti fa avere molta più roba delle verdure di Haru. Che in realtà non è vero, questo è il discorso di negoziazione. Quello delle piante deve essere o quello dell'altra volta o quello che deve arrivare. Oh, quanto a Sugimura-san, è il mio fidanzato. Ultimamente non fa che riempirmi di regali. Mi ha persino fatto trovare un bouquet di rose sul cuscino. Ma per farlo deve essersi fatto aiutare da uno dei domestici, no? È una cosa inquietante. Quel che è peggio, da quando mio padre è morto, Takekura-san spinge affinché ci sposiamo presto. Dice di farlo solo perché il matrimonio porterà beneficio all'azienda. Ma sono sicura che sotto ci sia qualcos'altro. Che situazione di merda. A ogni modo, indagherò meglio sul suo conto. Forse è davvero gradito la morte di mio padre. Forse dovrei cominciare facendo qualche domanda ai dipendenti che cercano di ottenere i miei favori. Beh, fai finta di darglieli questi favori. Ah? Non hai più bevuto il tuo caffè, Phoenix-kun? Non lo finisci? Ah, con calma. Beh, ci vediamo. Tanto è ancora caldo, è ancora fumante. Senti questo buon odore di elefante. Piripipipipi. Oh, Phoenix-kun, scusa per l'imbarazzo oggi. Hai trovato il tempo per incontrarmi, ma abbiamo parlato solo dei miei problemi. Prendiamoci un altro caffè allora. Ti farò sapere se troverò un altro bel posto. Non sarà sempre così lussuoso però. Cacchio me ne frega. Ultimamente mi sono sentita così soffocata. Non so più nemmeno di chi fidarmi. Mi rassicura conoscere una persona come te, qualcuno che mi ascolti. Farò tutto ciò che è in mio potere per indagare ancora su Takekura-san. Potrei chiederti di nuovo un aiuto se troverò qualcosa. Beh, ci vediamo dopo. Ciao Haru, buona serata. Oh, kaetaka. Oh, kaetaka. È arrivato un pacco, e ti pareva. Che cosa hai comprato? La roba che abbiamo ordinato ieri. Chi mi scrive stasera invece? Aiutami. Aiutami, mi serve il tuo potere. Sto aspettando delle informazioni. Oh. Oia, la tua richiesta di aiuto è una richiesta di aiuto seria? Oppure no? E allora è il momento di chiedere a Chihaya di aiutarci. Chihaya, ho bisogno del tuo potere astrale. Vediamo se ha funzionato. Yes, rango 10 anche con Oia. Non è soddisfacente vedere quasi tutto a rango massimo. E non siamo neanche a dicembre. Oia, sarà l'ultima volta che io vedo la tua brutta faccia ubriaca. No dai, brutta non è. Non è orribile come ragazza, solo che mi sta antipatica per i suoi modi. Ho sentito dire che c'è in giro l'influenza. Ti conviene mettere una mascherina? Salire sui treni più affollati può essere rischioso, ovviamente. Devo dirti una cosa, mi fai compagnia? Ovviamente, visto che è l'ultima volta che ci vedremo. Accomodati. Ah, ti chiedo scusa, dammi un minuto. Sentiamo. Sì, sostituisci l'articolo di prima. Nessun problema, giusto? Cambiamo tutto per andare fino in fondo. Scarterò gli altri e li riscriverò. Sì, domani mattina. Scusa, era il capo. Siete in buoni rapporti ora? È stato incredibile, sta ignorando gli ordini dall'alto per aiutarmi. Scriverò un articolo speciale sui ladri fantasma e il capo mi sta aiutando. Parla delle loro origini e delle radici dei problemi che vogliono risolvere. Credo che catturi a dovere lo spirito del giornalismo. Non ti servono le mie informazioni? Figurati, le tue osservazioni e le tue analisi sono il cuore della storia. Ai piani alti erano contrari, ma i lettori hanno apprezzato molto l'articolo. Dopo che abbiamo venduto così tante copie, non possono fare nulla al riguardo. Quindi vogliamo sfruttare l'occasione per pubblicare altri pezzi. Mi fa piacere allora essere stato d'aiuto. Siamo solo all'inizio però. Va bene, festeggiamo la vittoria. Lala-chan, spero che tu abbia del Don Perignon da portarci. Te l'ho già detto l'altra volta, non abbiamo niente del genere. Lo immaginavo, quindi ho ordinato una bottiglia all'enoteca.
Ah, ok, vado a prendertela. Che palle. Incredibile, sembra che la Lala-chan abbia capito l'antifona. Volevo parlarti in privato. Mi piace parlare. Oh, che ne dici di rilassarti un po'? Ho portato anche avanti i preparativi per la storia sul consulente di Shido. Scoprirò la verità, l'ho giurato a Kaio. Di nuovo, grazie. Ogni volta che stavo per mollare mi hai spinta ad andare avanti. Per forza, eri sempre qua ubriaca. Chi lo faceva se non io? Se sono giunta fin qui è stato solo grazie a te, Mister Ladro Fantasma. Oh, un'altra persona che mi ha sgamato. Il risveglio del cuore del capo è avvenuto in modo identico agli altri casi e con un tempismo davvero perfetto. Sei l'unico che avrebbe potuto orchestrare tutto. Ovviamente. La vera Ladro Fantasma è Lala, però non sono io. Lala-chan è più una minaccia fantasma. Oh merda, sarà furiosa. Dopotutto gli ultimi articoli su ladri fantasma credo che siano molto coraggiosi. Aiutare i deboli, punire i cattivi, sono tutte cose che fanno davvero. In un certo senso, noi due abbiamo lo stesso obiettivo. Vogliamo denunciare i mali della società. Quindi non svelerò a nessuno la tua vera identità. Grazie. Creiamo un fronte comune per combattere il male. Se non fosse stato per te, non sarei mai tornata la giornalista di un tempo. Sono contento di averti aiutato, veramente, almeno quello sono contento. Il liceale che otteneva per me le informazioni ha ottenuto anche il mio cuore. Un giorno di questi ti restituirò il favore, va bene? Fino ad allora ci sfideremo per vedere chi denuncerà il male per primo. Oh, un forte legame. Io sono te, tu sei me, hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione, spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito del diavolo che ti conferirà un potere infinito. Yes! Che tra l'altro, qual è l'ultima persona del diavolo? Satana? Non mi ricordo. Qual è? Belzebù, ah, ottimo. Belzebù che tra l'altro, credeteci o no, ci stavo pensando di scrivere. Comunque, dove diavolo è finita la Lala-chan? Vogliamo iniziare, visto che siamo in vena di festeggiamenti? Chissà se oggi riuscirai a tornare a casa, voglio stare con te il più possibile. Donna, che cosa vuoi farmi? È un'offerta che non puoi rifiutare. Con che sguardo mi stai guardando? Chissà che cosa abbiamo fatto fino a tarda notte con Oya. Chi lo sa? Oh, un'altra interrogazione, una dopo l'altra. Di recente si fanno sempre meno repliche dei drammi storici, vero? Mi chiedo se sia colpa dei ladri fantasma. Molte di quelle opere parlano dei nobili ladri e feccia. Visto i trend recenti potrebbe essere percepito come insensibile. Nezumi Kozo è stato un ladro gentiluomo del periodo Edo. Secondo la teoria rubò oltre 1 miliardo di yen. Cosa che lo rese l'uomo più ricercato dell'epoca. Ebbene, Star-kun, dica. L'hanno fatto sfilare per la città e punito in modo molto particolare. Come? Hanno esposto la sua testa. Esatto, una delle punizioni più severe del periodo Edo. Appena prima della sua esecuzione, alterarono il suo aspetto in un certo modo. Lo truccarono un po', gli misero del rossetto e gli fecero indossare un bellissimo kimono. Wow. La sfilata cittadina di un famigerato criminale era una sorta di spettacolo dell'epoca. Il popolo sarebbe rimasto deluso se non lo avessero deriso. Oh, hanno deriso un tizio e poi l'hanno ammazzato. Yarujanega! Le so le cose sui ladri, sai, sono un ladro di informazioni io. Mi chiedo cosa succederebbe a quei ladri fantasma se venissero acciuffati. Visti i tempi, non verrebbero esposte soltanto le loro teste. Davvero, la gente si diverte a pensare a certe cose. Insopportabile. Che palle. Fino all'altra volta eravamo i vostri eroi e adesso ci date la colpa, ci volete impiccare e mettere sopra una picca. Facce di merda. Quanti giorni mancano? 3? Beh, facciamoci trovare pronti. Ottimo. E allora andiamo a vedere cosa possiamo fare oggi. Programmi per oggi? Non lo so, Haru. Tu che programmi hai? Beh, sei disponibile, quindi direi di sì, possiamo uscire. Anche Shinya è disponibile, ma hey, mi serve Haru. Dobbiamo risvegliare la sua persona come tutti gli altri. Haru, ti va di uscire anche oggi? Ciao.
Dobbiamo aspettare il giorno dell'annuncio. Nell'attesa mi prenderò cura di queste piante. Nel frattempo avevi bisogno di qualcosa? Usciamo assieme. Beh, grazie. Se sei libero vorrei che ci vedessimo. Devo parlarti di Takekura-san. Perfetto, parlamene allora. No, non credo. No, aspetta un attimo. Volevo fare un attimo due conti veloci. E stavo pensando, è possibile portare Haru al suo livello massimo prima del palazzo di Sae, cioè proprio durante questo combattimento? Non parlo adesso di come ho giocato io, ma parlo in generale di come si gioca in generale. E credo che non sia possibile, secondo me, prima del palazzo di Sae. Grazie, già che ci siamo approfittiamo e prendiamoci anche un caffè. Ci sono, perché non cambiare e non proviamo quello del Big Ben Burger? Un caffè fatto alla macchinetta così. Tec, ecco il caffè. Fa cagare. Ho indagato su Takekura-san, ma non sono riuscita a scoprire granché, a parte le voci che girano. Diverse persone a cui ho chiesto mi hanno detto che si lamentava spesso di mio padre. Altrettante persone però affermano l'esatto opposto. Una delle due fazioni mi sta mentendo, giusto? A questo punto non mi fido di nessuno. Giustamente, non fidarti di nessuno. La fai facile, Felix-kun. Scommetto che tu ti fidi solo di te stesso, vero? E di voi. Se ci pensi, però, è un po' triste. A dire il vero, ultimamente Takekura-san è molto insistente sulla questione del matrimonio. Dice che gioverà sensibilmente sia a me che a Okumura Foods, in pubblico e in privato. Ha anche cominciato a invitare Sugimura-san a importanti riunioni aziendali. Oh, che palle, mi sta sui coglioni quello lì. Abbiamo un contratto, quindi è già troppo tardi. Devo sposarlo davvero, quel pezzo di merda? Davvero non ho altra scelta che sposarlo? Oh, a pensarci bene, questo potrebbe essere l'unico modo che ho per aiutare l'azienda di mio padre. Ma ci deve essere un altro modo, invece. Hai ragione. Non dovrei arrendermi così facilmente. Sai, prima di conoscerti non avevo mai nemmeno considerato l'idea di annullare questo matrimonio. Avrei semplicemente sposato l'uomo scelto da mio padre, lasciando che la vita facesse il suo corso. Bella idea del cazzo, Haru. Chissà come sarebbero andate le cose se mio padre non avesse avuto un palazzo. Mi sarei semplicemente rassegnata al destino che aveva scelto per me. Non credo. Sei una brava ragazza, tu. Phoenix-kun, grazie. Riesci sempre a dire la cosa giusta per risollevarmi. Di sicuro, se non mi fossi unita alla del fantasma, ora vivrei una situazione peggiore. Inoltre, non avrei mai avuto qualcuno con cui parlare così apertamente. E soprattutto non avrei mai bevuto caffè di merda di elefante. Se posso in qualche modo contraccambiare, dimmelo. Desidero aiutarti il più possibile. Grazie, sarei veramente felice di ciò, credimi. Raccolto miracoloso, eccolo. Ho confuso le due cose. L'altra volta era quello del discorso con gli avversari. Questo è il numero delle verdure. Ecco qua. Oh, un giorno spero di poter guardare il mare con in mano una tazza di caffè senza pensare ad altro. E spero che tu sia là accanto con me, Phoenix. Un caffè senza elefante, però, non preoccuparti. Come ho detto, Haru è combattuta sul fatto, io sono fidanzata e sta anche lei minimamente facendoci capire sono interessata. Vieni con me a bere un caffè fra 20 anni in riva al mare, sai, sono piena di soldi, potremmo avere una bella casa. Secondo me Haru non ha mai avuto modo di potersi approcciare neanche con altri uomini al di fuori appunto di quello scelto da suo padre in generale. Quindi si sta piano piano interessando a noi. Pronto? Parlo con Phoenix-kun, giusto? A meno che non hai chiamato un altro numero dal solito. Volevo scusarmi per le cose strane che ho detto prima. Sai, quando ho detto quelle cose che sarebbero andate diversamente se non mi fossi unita ai ladri fantasma. Quando ho ricominciato a pensarci, sono stata travolta dalla paura. Pizzicati una guancia, vedi se è un sogno. Ah, sì, l'ho letto in un libro. Quindi non devo fare altro che pizzicarmi con forza la guancia. Ai! Sì, ha fatto male, quindi questo è tutto vero. Sono di nuovo in debito con te. Dovrò impegnarmi molto per ripagare il favore. Se vuoi pizzicarmi la mia guancia.
Scusa se ti ho fatto preoccupare. Ok, a presto. Ciao, ci sentiamo? Devo solo dire che questo discorso del pizzicarti la guancia non aveva un senso logico, nel senso non ha detto sto sognando? Chi mi vuole stasera? Ciaia e Oia, ormai sono a posto, fortunatamente. EY non ha bisogno di noi. Freccette, abbiamo già giocato abbastanza freccette. Direi di sfruttare la serata in modo intelligente e andare in palestra. Eccola qua. È da un bel po' che non ci andavamo in palestra. Anche se ci sono le gemelline. Ehi là, ho la serata libera, volete uscire? Bene, è tempo di nominare il prossimo posto. Justin, a te l'onore. Ascolta attentamente, il luogo che desideriamo valutare per la tua riabilitazione è... ancora quello dell'acquario. Potrebbe essere l'acquario di Shinagawa. Dunque, andiamo all'acquario? Oh, un acquario, eh? Scopriremo se se Madre Oceano è stata ricreata fedelmente. Vediamo di che cosa sono capaci gli umani. Portaci lì subito. Va bene, vi ci accompagno. Ma devo pagare sempre io per voi? Grazie ai muri di vetro sembra davvero di camminare in fondo all'oceano. Sembra proprio un bell'acquario. Non mi dispiacerebbe un giorno visitarne uno così. Ah, è la prima volta che vengo qui, ma chissà perché, mi sembra familiare. Sembra la mia cella. Questa stanza è la manifestazione di un altro mare, quello delle anime umane. Forse c'è un collegamento. Ah, capisco, quindi ha senso percepire la sorta di legame? Continuiamo a ispezionare la struttura. Ci sono ancora molte esposizioni da vedere. Ok, andiamo. Ci sono così tanti tipi di pesci. Sì, gli invertebrati trasparenti e fluttuanti erano affascinanti. Credo si chiamino meduse. Anche i cetrioli di mare erano intriganti. Barba scura intensify. Sul serio, a me hanno messo i brividi. L'esposizione con il pesce enorme era molto meglio. L'orca, se non ricordo male. Che assurdità è questa? Le meduse sono molto più piacevoli. No, l'orca è molto meglio. Prigioniero. Risolvi la questione. Le meduse sono affascinanti. Sono sollevata che tu capisca. Maledizione, forse se ti buttassi nella vasca dell'orca la vedresti in tutto il suo splendore. Direi che abbiamo completato l'ispezione della struttura, giusto? Abbiamo visto che gli umani hanno radunato da ogni parte del mondo le forme di vita dell'oceano. Esatto, la domanda sorge spontanea però. Perché gli umani fanno di tutto per catturare queste creature e metterle in mostra? Per ammirare la natura? Quindi creano queste sale di vetro e cemento solo per confinarcisi dentro queste creature? Che arroganza! Se ammirano così tanto la natura, forse dovrebbero trasferirsi in una foresta pluviale. Ancora non capisco voi umani. Comunque sia, l'incarico è stato completato. Ecco la tua ricompensa. Masakukukaja, Masukunda, e basta. Bene, è tempo di tornare. Oh? Tra poco sul palco inizierà uno spettacolo gratuito con i pinguini. Venite a godervi lo spettacolo. Cos'è un pinguino? Un tenero uccello che non sa volare. Ah, quell'esibizione non ci interessa molto. Ma visto che sembra che tu muoia dalla voglia di vederlo, prigioniero, verremo con te. Ok, andiamo a vedere i pinguini. Sono stati belli i pinguini, mi sono piaciuti. Oh, i pinguini sono veramente belli. Oh, chi è che arriva? Ryuji. Ehi, ti stavo aspettando, Phoenix. Sai dove voglio arrivare, vero? Il giorno 18 mandiamo la lettera di sfida e il giorno dopo mettiamo in atto il piano. Sei pronto, vero? E come se sono pronto? Già, non so neanche come te lo posso aver chiesto. Con te possiamo stare tranquilli, però ricorda, non dovremmo avere rimpianti. Ormai è questione di vita o di morte, non possiamo fallire. Ovviamente. Questo è il nostro ultimo incarico, Ryuji. Dobbiamo mettercela tutta. Un'altra interrogazione, serio? Che palle! Ok, no, è Kawakami che interrompe la lezione. Va bene, diamo inizio alla lezione. Spero che ricordiate cosa abbiamo studiato finora. Prof. Iruta è pregato di recarsi subito in sala docenti. Cosa? Ascoltate, studiate da soli finché non faccio ritorno. Me ne vado con la mano così.
è un po' da Jojo. Kawakami ci gentilmente ci ha concesso del tempo libero. Cosa vuoi fare? Leggiamo, vediamo se ho qualcosa da leggere. No, ho finito tutto quello che ci rimaneva da leggere di interessante. Creiamo degli strumenti allora, facciamo passare un po' il tempo. Tra l'altro c'è una cosa che non sto più facendo da un sacco. Ci ho appena ragionato perché piove. Non sto più andando al negozio quello lì dello sport. Non sono più andato a vedere se c'era il... come si chiama? Le proteine di importazione. Perfetto, abbiamo creato abbastanza strumenti per oggi. Ma chi sarà stato? Non era niente di importante, scusate l'attesa. Ricomponiamoci e torniamo alla lezione. Dovremmo ringraziare Kawakami. Ovviamente. Devo andare al negozio degli sportivi, anche se non sto più andando al... come si chiama? In palestra. Dobbiamo sfruttarla bene. Eccole qua le proteine di importazione. Sapevo che ormai non le stavo più cagando. Guarda, anche frullati iperproteici. Ne ho 20 e non ne ho toccato forse uno. No, beh, li ho usati un pochino. E allora è il momento giusto per andare al tempio. Ottimo. Ve l'ho detto, il mio obiettivo è arrivare a 999 di SP. Quindi il tempio lo voglio sfruttare al meglio che possiamo. Molto bene allora, fai con comodo e rilassati. Grazie. Nana. C'era uno Shishi Odoshi in giardino. Uno di quei legni che si riempiono d'acqua e battono sulla roccia. Ah, quello che... Questa macchia sul pavimento somiglia a qualcuno. Sta sorridendo, o forse è arrabbiato. Non saprei dire, più lo guardo e più cambia aspetto. Ehi, mi stai ascoltando? Oi, cagami! La voce di Morgana ormai sta sempre più distante. Che pace, anche se sento la testa pesante ancora una volta. Morgana, ancora! È stato più rilassante di quanto pensassi. Ehi, non te la prendere, la tua mente riuscirà a raggiungere la luce e tutto il resto, ok? Sì, ma mentre ci arriva, tu intanto smetti di salirmi. Scherzi a parte, sei davvero cambiato. Sembra che la tua mente sia più rilassata. Ovviamente. 8 SP, ottimo. Beh, è ora di andare a casa. Torniamo indietro. Beh, se riusciamo a fare altre due volte il tempio, credo che l'aumento da 8 passi a 12. E 12 sarebbe una bella botta. Ma stanno cercando i ladri fantasma o cosa? Sai che novità? La politica non mi interessa. Arrestate i ladri fantasma e facciamola finita. Non possiamo più fidarci dei politici incompetenti che ci ritroviamo. Populismo. Oh, Kaetaka. Ed è arrivato un altro pacco. Ecco qua. Che cazzo hai ordinato? Tutta la roba da affari loschi. Ecco qua. Chi mi vuole? Sei libero adesso? Cosa vuoi, Akechi? No, ora non resta altro da fare per Sei-san, se non aspettare. Si avvicina la fine della mia collaborazione con i ladri fantasma, eh? Che ne dici di fare un salto a Jazz Club? Potremmo chiacchierare un po'. Sarebbe il Jazz Club di cui ti ha parlato, giusto? Che ne dici? Vuoi incontrare Akechi? Fammi controllare. L'11-6, se non ricordo male, è un giorno in cui al Jazz Club si ottiene un potenziamento. A parte che Akechi c'ha le idee un po' confuse. Ti odio. Però andiamo al Jazz Club assieme, dai. Ho detto una cavolata. Il Jazz Club, l'abilità speciale era di domenica, quindi era l'11-3. Oggi, se non ricordo male, c'è la cantante. Il mercoledì che cosa aumenta il Jazz Club? Di un livello e 10 SP. Non è granché, eh. Vediamo, se non c'è nessuno potrei accettare l'invito di... Eh beh, certo che non c'è nessuno. A parte i Y non c'è più nessuno ormai. Fammi vedere, Akechi. Tu hai 259 di SP. Va bene, guarda, lo faccio. Accetto il tuo invito, Akechi, giusto perché alla fin fine io ti voglio bene, anche se tu mi odi. Allora ci vediamo lì. Certo che ci vediamo lì, Akechi. Guarda, perdo la serata in palestra solo per uscire con te, Akechi. Sono felice di essere di nuovo qui con te a chiacchierare. È bello il Jazz Club, non trovi? Mi piace che lo conoscano in pochi. Ma forse sono un po' snob, eh? Abbastanza. Ah, oggi c'è della musica dal vivo. Ascoltarla di persona è proprio diverso.
Buono, non mi dispiace. Ha un sapore squisito, davvero ben fatto. Ah, oh, sai, non vedo l'ora che finisca con tutta questa storia. Sai bene che sono sia un liceale che un detective e saprai anche che non ho molto tempo per studiare, ma al giorno d'oggi si può comodamente consultare il materiale della lezione in rete. Deve essere strano per i professori, non trovi? Perché insegnarci certe cose se si può imparare da soli? E per quello esiste il metodo Montessori, studi per i cazzi tuoi e poi dai gli esami da solo. Abbiamo parlato più di quanto aspettassi, immagino sia dovuto all'atmosfera di questo posto. Anche se le conversazioni più leggere possono aiutarti a capire alcune cose, un'esperienza niente male. Passare il tempo con al Jazz Club con Akechi ha avuto i suoi frutti. Beh certo che stupido. Ha aumentato di 2 livelli, sto dicendo. Perché sono aumentate le statistiche? Per questo. Ed ha preso Meggy Dolan. Va bene, guarda. Solo per questo è già un ottimo risultato, Akechi. A livello 70 prendi debilitazione, eh? Potrebbe essere una buona cosa. Però non abbiamo modo. Stavo pensando, potrei continuare a fare il giro dei nemici dentro il castello di Sai-san fino a che Akechi non aumenta di livello, ma sono 3 livelli, è tanto, ci vorrebbe veramente tanto e troppo tempo. Lasciamo perdere. Gli SP di Akechi sono aumentati di 20. Meglio di niente. Il tempo speso con te è sempre significativo. E oh, c'è un'altra cosa di cui ti volevo parlare. Però pare che io debba tornare a lavorare, scusa, il tempo vola quando ti diverti, eh? Akechi, finché lo dici tu. Ah, vabbè, guarda. È stata una serata un po' persa, perché 20 SP non è che siano granché, ma oh. Siamo riusciti a sederci, ti va di leggere qualcosa? Beh, ho solo un libro che mi è rimasto e tra l'altro, visto che lo leggeremo, lo riporto in libreria e lo cambio con un altro. Siamo quasi alla stazione, direi che hai sfruttato bene il tuo tempo. Grazie, lo so.